Amici del Bardo, sono a Luca Comics, sono arrivato, ho messo piede nella città toscana e sono qui allo stand di Anime Robot. Anime Robot o Anime Robot? Come si pronuncia, Nicola? Anime Robot. Anime Robot. E guardate qua sopra quanti eroi del wrestling. È pieno action figure come se grandinassero. E poi c'è la mia postazione letteraria, libraria, dove vi presento il nuovo libro, la nuova opera. Guardate quanto è spessa, 256 pagine di letteratura legata al combattimento. Ci sono anche libri vecchi, intorno al ring, storie di wrestling. Oggi, per chi viene e compro almeno due libri diversi, una piccola sorpresa offerta dal sottoscritto. Però Nicola, tu che sei il padrone di casa, qui c'è un sacco di merchandising ufficiale legato alla WWE e non solo. Uno magari può approvvigionarsi in vista del Natale. Qual è l'action figure che venderesti meno volentieri? Ce n'è una in particolare, quella di Ric Flair. Esatto. Che bella che è, con il vestaglione! Sì, normalmente lo cambiava azzurro, blu, verde, rosso. Questo rosso mi piaceva di più. E invece vedo che ne hai preparata un'altra, storica, di un atleta che non è più in WWE, ma che però ha fatto ha creato momenti irripetibili nella compagnia. Goldust, come mai Goldust? Perché ti piace? Cosa ha di particolare? Perché trasformista e poi il suo calcio nei Paesi Bassi. Lo Shattered Dreams ti infrangi i sogni anche di Gadel Castoro, ok? Esatto. Allora, noi siamo qua oggi, almeno il sottoscritto, poco, in realtà sono arrivato prima, mi trattengo fino alle 15, poi vado al padiglione Carducci a giocare a Magic insieme a chi c'ha voglia. Domani sono qui con maggior frequenza e presenza, venerdì sono qua tutto il pomeriggio, sabato sono qua tutto il giorno. Quindi passate numerosi, fate domande, ci abbracciamo, potete comprare action figure, libri. Potete anche non comprare niente, chi se ne frega, ho sempre detestato chi vi deve vendere per forza qualcosa. Venite, facciamo due chiacchiere, non mi prosciugate la salivazione, quindi cercate di calibrare bene il vostro intervento. E che altro dire, vi aspettiamo da Anime Robot, o Anime Robot come dice lui, qui a Luca Comics. Ciao!